Allora, prima domanda, come è nato WorkUp? A che punto è adesso come lettore, come diffusione e dove pensi che andrà in futuro? Allora, com'è nato? Diciamo che adesso sono circa 2 anni, anzi sono 2 anni il 9 settembre, e come magari sanno quelli che mi seguono da un po' più tempo, il sito era nato fondamentalmente come un sito di tutorial sul web design. Poi però col tempo ho iniziato a cambiare, a allargare un po' lo spettro delle informazioni, degli argomenti, e ho iniziato un po' a parlare un po' di tutto su quello che riguarda internet, i social media e la tecnologia. Come sicuramente magari molti di voi sanno, fino a qualche mese fa WorkUp era esclusivamente in inglese, poi piano piano ho cominciato a scrivere anche in italiano. Adesso fondamentalmente la maggior parte degli articoli che trovate sono in italiano. Ho deciso di fare questo cambio per un motivo molto semplice, perché in Italia c'è poco, c'è sostanzialmente diciamo niente, e attirare traffico è relativamente molto molto facile, soprattutto per un blog come WorkUp, che diciamo nel giro di 2 anni si è costruito una certa notorietà non solo qui in Italia ma anche fuori, diciamo, quindi ha già una base di utenti e di lettori molto ampia. Devo dire che questo passaggio è stato, dall'inglese all'italiano, è stato utilissimo, e tra l'altro, come ho già detto pure in un video che ho fatto sul blog, introducendo appunto la nuova versione, è stato un po' un successo inaspettato, perché improvvisamente ho iniziato a ricevere tantissimo traffico dall'Italia, come era chiaramente auspicabile scrivendo in italiano. Però la cosa differente rispetto al passato, diciamo a qualche tempo fa, è che Google mi ha tirato su nei primi risultati delle ricerche su moltissime query, diciamo di peso. Quindi riesco a ricevere molto, molto traffico dall'Italia che prima non riuscivo a ricevere. Quindi sostanzialmente su in media un 15.000 visite al giorno da parte degli utenti, diciamo così. Adesso il grosso sono utenti italiani, tranne in quei casi in cui scrivo dei post, diciamo, in inglese, che invece ricevono un'enorme quantità di visitatori, come è chiaro, fuori dall'Italia. Ecco, per esempio, poche settimane fa ho fatto un'infografica sulle acquisizioni di Google, che è stata ripresa su Fast Company e su molti siti fuori dall'Italia, e per esempio il sito è schizzato su a 50.000 visite al giorno. Quindi, diciamo, i numeri sono più o meno questi. E invece per il futuro, appunto, quali sono le prospettive di crescita? Per il futuro, diciamo, in questo momento l'idea è quella di rafforzare la leadership di WorkUp qui in Italia, perché, come ti dicevo prima, credo che nel panorama italiano ci sia poco di blog che hanno una certa diffusione, un certo bacino d'utenti legati strettamente ad una persona come WorkUp. Ci sono dei prodotti editoriali, però, scritti da molte persone, sono classiche testate, diciamo così, con più autori, più persone che contribuiscono, diciamo, agli articoli. In genere ho visto che questo modello di single man blog, lasciamolo chiamare così, funziona abbastanza bene, perché poi i lettori si affezionano, ti riesci anche tu a creare una leadership, lasciami passare il termine, un po' in questo ambito. Sicuramente l'idea appunto è quella di rafforzare WorkUp qui in Italia e cercare di aumentare sostanzialmente i numeri delle visite. Adesso, come avete visto, ho introdotto i video post, sono ancora in una fase embrionale, diciamo così, ma conto di svilupparli poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e saranno sicuramente una parte fondamentale dei contenuti, oltre ai classici contenuti testuali che già trovate all'interno del sito, che rafforzeranno un po' quella che è l'offerta, ecco, editoriale del blog. In questo momento l'idea è quella di rimanere legato diciamo, al modello di singolo autore, anche se sto ricevendo moltissime proposte di persone che vogliono scrivere sul blog. L'idea adesso, in fase del tutto embrionale, ci sto pensando, sarebbe quella di trasformare poi WorkUp in una testata, lasciami dire così, un po' editoriale, con una redazione e quant'altro, anche se per adesso è ancora un po' lontana la cosa.
Quindi pensi che i tempi siano maturi per una divulgazione tecnologica in Italia della portata, per esempio, di Mashable piuttosto che TechCrunch? Assolutamente sì, perché poi in Italia, ti ripeto, non ci sono molti blog legati a una figura che hanno una persona, diciamo così, che hanno molta visibilità e che riescono a fare numeri molto alti. WorkUp inaspettatamente riesce a fare grandi numeri e secondo me potrebbe essere, diciamo, questa la leva fondamentale insieme a magari altre persone che vogliono collaborare col progetto per creare una testata molto forte, ecco, tipo Mashable, diciamo così, e TechCrunch, come dici tu. Chiaramente poi il numero di visite deve essere pesato perché il mercato italiano è molto più ristretto e poi molte persone che cercano notizie di informazione tecnologica in Italia chiaramente li cercano su quel tipo di risorse. Però da parte di molte persone c'è anche il piacere di leggere le notizie in italiano e questo l'ho scoperto banalmente poi iniziando a scrivere in italiano. E anche se vedete nei vari commenti che ci sono in molti post, cioè le persone sono contente di leggere materiale in italiano sostanzialmente. Quindi credo che sì, c'è molto interesse. Poi paradossalmente, quando scrivevo in inglese, il grosso del traffico riuscivo a portarlo esclusivamente quando tiravo fuori dei tutorial originali, delle infografiche o, diciamo, materiale innovativo. Per esempio, in inglese non si riesce ad attirare nel sito molto traffico scrivendo post generali, a carattere così generale come quelli che sto scrivendo adesso su WorkUp. Scrivendo in italiano invece è totalmente differente perché ti portano paradossalmente questi post una marea di traffico che è paragonabile, come dicevo, a quella dei post quando diventano popolari in inglese e poi Google contribuisce a questo dandomi una mano indicizzando gli articoli in posizioni molto alte del ranking nei risultati della ricerca. Quindi secondo me c'è molta gente che cerca informazioni di qualsiasi tipo su tecnologia, su internet, su social media qui in Italia. Manca forse un hub come centro di informazioni abbastanza forte che poi le aggreghi sostanzialmente. L'idea è quella appunto di sviluppare WorkUp in questa direzione, non tralasciando però del tutto poi articoli in inglese, ecco. Che comunque continuerò a scrivere tutorial particolari su web design o quant'altro. Pensi che il mercato, chiamiamolo così, degli Stati Uniti sia più maturo da questo punto di vista, considerato proprio quanto è diversa la richiesta e l'affluenza del traffico a seconda della tipologia di post? Ma più maturo, diciamo che sicuramente hanno iniziato tra virgolette prima, quindi sono un po' più avvezzi a queste cose, diciamo così. Credo che in Italia siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista. Manca una tradizione di editoriale dal punto di vista del web, di blog forte come quell'anglosassone. Per esempio noi cioè siamo nel 2011, diciamo 15 anni dalla nascita, da quella che è stata l'esplosione di internet, non ci sono ancora prodotti editoriali forti come un Mashable o come un TechCrunch nel nostro territorio, nonostante comunque ci siano molti utenti e il mercato è forte. Quindi sì, sicuramente sono molto più avanti come dire, per un fattore quasi genetico, ecco. Vorrei sapere una cosa, dove ti informi? Ma non ho una fonte fissa, diciamo che il grosso delle informazioni le prendo dai feed sui blog ufficiali dei siti oppure di alcune testate giornalistiche importanti. Ti faccio un esempio: il blog ufficiale di Facebook, quello di Google, quello di Twitter, il blog ufficiale di Foursquare, che sono un po' gli argomenti, diciamo, che tirano di più. Infatti, nel sito mi sto focalizzando oltre agli aspetti delle categorie più generali, internet, tecnologie e social media, su argomenti tipo Google, Facebook, Twitter, Microsoft, che sono sicuramente molto attrattivi per gli utenti, oppure da testate giornalistiche più chiaramente molto più importanti, tipo l'Huffington Post, Business Insider,
Fast Company, questi più o meno, chiaramente origini anglosassoni, ecco, di lingua anglosassone, lingua inglese. Non direttamente in Italia, che in genere poi riprendiamo quello che viene messo da altri siti, anche se poi il vero trucco per attirare traffico è proporre notizie, ma inserendoci un po' un commento di peso che favorisca la discussione nei commenti. Se avete fatto caso, infatti, da quando ho iniziato a scrivere in italiano, sono aumentati molti commenti sul sito, perché credo ci sia molta, molta voglia da parte degli italiani di partecipare a queste discussioni, di far parte un po' di questi siti, tipo WorkUp, diciamo, con una certa visibilità, e quindi c'è la voglia, la predisposizione a commentare molto più di quanto non accada, per esempio, in post generali che avevo scritto in inglese, da parte delle persone che venivano in lingua inglese sul blog, ecco. Tra l'altro, avere dei commenti sul blog di questi tempi è cosa alquanto rara. Sì, diciamo che le persone trovano più facile condividere su Facebook, Twitter, premendo like oppure facendo retweet su Twitter, che non mettere un commento. Il commento mettere un commento è noioso, porta via tempo e quindi, diciamo, a fronte di molte visite, in genere i commenti sono molto pochi. Ma questo si vede anche nei grossi siti tipo Mashable, dove vedete, a fronte di 2000 retweet, alle volte 20 commenti, 30 commenti. Quindi diciamo che abbastanza il modo di interagire con i siti è abbastanza cambiato rispetto al passato. Quindi non ci sono solo i commenti, chiaramente ci sono poi tutta la serie di condivisioni sui social network tramite bottoni di Facebook, di Twitter, che comunque contribuiscono alla popolarità del sito. Anche se vedo che poi invece qui in Italia ci sono molto meno condivisioni sui social network che più commenti. Infatti, se vedete, non superano mai le centinaia, per esempio i retweet non superano mai i centinaia di retweet sugli articoli in italiano. Diciamo che oscillano tra una ventina e i 100, a differenza, per esempio, dei post in inglese, che se vedete in alcuni post ho circa 1500 retweet oppure 400 like, e il peso è molto sbilanciato da questo punto di vista. Qualche anticipazione che vedremo magari prossimamente su WorkUp? Guarda, in questo momento, come ti ho detto prima all'inizio, l'intenzione è quella di focalizzarmi molto sulle notizie multimediali. Quindi sto studiando, diciamo, un canale multimediale, che è un canale video con un format particolare che dovrebbe partire a breve, insomma. E è una cosa che, ti ripeto, in Italia manca, non c'è, diciamo così, è un tentativo che voglio fare per attirare altro traffico su canali tipo YouTube oppure Vimeo, dove attualmente ho i video che ho già iniziato a postare. Quindi, diciamo così, inserire, al di là dei post testuali che già trovate, anche la parte un po' più avanzata, che è quella video. Antonio, grazie infinite di essere stato qui con noi oggi, Grazie è a stato un voi. piacere e speriamo di vedere presto qualche novità su WorkUp, allora. Grazie Assolutamente. Grazie mille e buona giornata. a te, ciao. Ciao.